Back for good. Ciao a tutti, oggi sono qui con Silvia Grabbi, un'amica da oltre 20 anni, che in questo momento è bibliotecaria nella biblioteca comunale di Cologno al Serio. Ho deciso di fare questa chiacchierata con lei perché ho visto una foto che aveva postato di una bella bicicletta con un cartello molto interessante che parlava di consegne in bicicletta. E allora ho voluto parlare con lei, rendervi partecipi di questa chiacchierata per capire un po' di che cosa si tratta. Ecco Silvia, che cos'era quella bicicletta che ho visto? Hai visto una bicicletta che ha in dotazione la Biblioteca di Cologno al Serio per le consegne a domicilio dei prestiti dei libri. Questo servizio di consegna a domicilio è iniziato il venerdì 6 novembre, quindi proprio all'indomani del DPCM che ha chiuso tutte le biblioteche, i luoghi di cultura, e i musei. Avevamo già un servizio di consegna a domicilio attivo durante il primo lockdown, che in primavera è andato bene, ha avuto un ottimo riscontro. Quando si è capito che la regione Lombardia sarebbe stata tra le regioni rosse, tutto era chiuso, abbiamo pensato di avviare il prestito a domicilio, rendendolo anche più frequente nelle consegne, quindi consegnando tutti i giorni. E per farlo usiamo questa bicicletta. Siamo in tre bibliotecari, ci alterniamo, non litighiamo per la bicicletta, riusciamo ad alternarci, e facciamo le consegne all'interno del comune, naturalmente, di Cologno al Serio. Quindi anche durante il primo lockdown era attivo questo servizio di consegna in bicicletta. Nel primo lockdown era un servizio settimanale, ci appoggiavamo su volontari e quindi le consegne venivano fatte anche in auto. Adesso invece che lo gestiamo noi, e volendolo intensificare, quindi facendo consegne tutti i giorni, si è posto il problema che usando l'auto del comune avremmo dovuto comunque condividerla con i colleghi degli altri servizi e quindi non l'avremmo avuta a disposizione. La bicicletta invece ci permette di fare consegne tutti i giorni perché possiamo usarla in esclusiva. In più aggiungo che Cologno al Serio è un comune di pianura con un centro storico abbastanza ampio, quindi la bicicletta in effetti è più agevole ed è più comoda, ma è anche più piacevole fare le consegne in bici, ecco, si riesce a raggiungere meglio certi vicoli, certe strade, ed è sicuramente più veloce, più funzionale, ecco. La bicicletta di chi è? Proprietà del comune? Sì, la bicicletta del comune, è una bici normale, senza marce, è una bici da donna normale, su cui abbiamo attaccato il nostro volantino per essere riconoscibili anche mentre ci muoviamo. Quando vi vedono arrivare, che tipo di reazione c'è da parte degli utenti? Sono sorpresi? Sono indifferenti? Quando ci trovano al citofono? No, Sì. sì, di solito ci sorridono, nel senso ci riconosciamo, è un modo di è strano vedersi fuori, ecco, è strano che non siano loro a venire da noi, ma siamo noi ad andare da loro. Dal punto di vista organizzativo, a parte la consegna, i modi per richiedere il libro sono quelli standard o c'è una procedura particolare in questo periodo di lockdown? I canali sono i soliti, nel senso che ci possono contattare via telefono o via mail. Naturalmente abbiamo messo degli orari precisi per le telefonate perché non sempre siamo in sede, proprio perché siamo fuori a fare le consegne, ed è di sicuro preferibile l'email, ecco, che è più comoda, è più chiara e poi è più semplice da gestire anche nell'alternarsi nostro. Siamo partiti dall'idea del servizio, quindi anche il fatto di usare la bicicletta è nata abbastanza spontaneamente nel momento in cui ci siamo accorti che era più comodo, era più funzionale, ecco, era più funzionale il servizio usare una bicicletta che si muove nelle strade, nel centro storico e in pianura. Di fatto, l'auto che pure avremmo a disposizione ancora non c'è stata occasione di usarla, ecco, non l'abbiamo ancora usata. Ah, Potremmo anche non benissimo. usarla mai a questo punto. Quanti libri riuscite a trasportare in un giro solo? E come, dal punto di vista proprio pratico, come avviene l'incartamento, la distribuzione dei pesi? C'è un cestino, una borsa? C'è una borsa, c'è uno zaino. Molto semplicemente ci mettiamo lo zaino, abbiamo di solito, dipende dal numero di libri in realtà. Io direi
di non andare oltre la quindicina di libri, anche perché quando consegniamo è possibile riconsegnare, cioè è possibile far tornare indietro in biblioteca libri che sono in prestito. E quindi diciamo vai a pieno carico sia all'andata che al ritorno. Diciamo una quindicina di libri, poi a seconda di quanti te li chiedono, magari fai 6, 7, 8 fermate durante il giro. Zaino sulle spalle, rischio anche di sudare, tra l'altro. E beh, abbigliamento adatto, attività fisica, sì. Una quindicina di libri al giorno, giusto? Questa è più o meno No, la una quindicina di libro a consegna. consegna. E quante consegne Scusa, fate? una quindicina di libro a consegna. Due, tre, se c'è qualche consegna molto vicina si può uscire anche a piedi. L'ambito culturale è stato uno dei più toccati da questa emergenza. I teatri, i cinema, le biblioteche sono cose che sono state chiuse per prime, che sono state riaperte nel primo lockdown per ultimi. E quindi questo mi sembra molto importante il servizio che fate per riuscire a tenere un contatto un po' con i vostri utenti. E in questi casi, in queste situazioni in cui anche è impossibile fare molte altre attività, un libro può essere una buona compagnia. Sì, questo ce lo dicono in molti. Quando consegniamo, qualche signora ci dice ci siete mancati, ero rimasta senza libri. È una cosa che effettivamente aiuta. È un servizio che viene apprezzato, ecco, questo ci rende molto orgogliosi, questo sì. Sono stati stanziati dei fondi particolari per questo servizio, rientra tutto insomma, nelle spese, nel bilancio della biblioteca. No, non ci sono fondi particolari, nel senso che è parte del servizio della biblioteca. Abbiamo riorganizzato il servizio in una maniera che fosse fruibile anche in un momento in cui la biblioteca di fatto resta chiusa. Pensate di mantenere questo servizio di consegna a domicilio anche dopo il lockdown? Sì, pensiamo di mantenerlo. In realtà tra il primo lockdown e questa seconda chiusura era comunque rimasto in essere un servizio di consegna a domicilio che era pensato più per anziani, disabili o chi per qualunque motivo fosse impossibilitato ad uscire, con cadenza ovviamente non così frequente, però aveva continuato ad esserci un servizio a domicilio. Ora con la chiusura abbiamo voluto puntare molto su questo proprio per ovviare al fatto che le biblioteche restino chiuse. E sì, una volta che si riaprirà, noi pensiamo di tenerlo attivo, perché funziona, perché è un modo in più per avvicinarsi all'utenza ed è un modo in più per fornire un modo per usufruire del patrimonio della biblioteca. Sapete, siete in contatto con altre biblioteche che hanno attivato un servizio di questo tipo, di consegne in bicicletta? Prestito a domicilio, così come l'abbiamo pensato, è iniziato il 6 novembre, quindi il primo giorno di chiusura. Molte altre biblioteche, si stanno attivando, si sono subito attivate, però avendo iniziato proprio dal primissimo giorno, dalle primissime ore, abbiamo girato il progetto a tutto il sistema dell'area di Dalmine. Proprio perché molti colleghi ci chiamavano per chiedere come lo stessimo organizzando e per avere qualche informazione proprio logistica per capire come muoversi. Ringrazio Silvia Grabbi della Biblioteca Comunale di Cologno al Serio, servizio secondo me molto importante, di cui ho voluto dare testimonianza attraverso i canali di Bike for Good. E in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie anche a te. Want you back for good.